Giornata di mobilitazione nazionale martedì a Parigi per protestare contro la riforma del lavoro da parte dei sindacati. Il leader del CGT Martinez, che ha guidato la protesta e che aveva promesso, poi ampiamente rispettata, una manifestazione enorme nella capitale parigina. Nonostante lo stato d'allerta per la minaccia terrorismo e l'ultimo agghiacciante assassinio di una coppia di poliziotti che è stata rivendicata dall'ISIS, tra l'altro c'è un fermo tra i sospettati, ci sono state anche delle violenze da parte dei casseurs, che hanno portato la guerriglia urbana nel cuore della capitale transalpina. Parigi dunque è sottosopra e centinaia di militanti con il volto incappucciato hanno lanciato oggetti contundenti o bottiglie contro gli agenti in tenuta antisommossa. La polizia ha annunciato il fermo di 12 persone. Mimmo Siena, Speciale News.